vista. Allora, apro Final Cut. Questa è l'interfaccia Asia. Ci proviamo. Apro Final Cut con un Mac Mini, che è qui. Questo. Gli dico, adesso il segnale è presente, un composito, gli sto dando. Stacco il composito qui, sparisce il segnale di presenza, rimetto il composito, ritorna il segnale presente. No. Ecco, è tornato. E gli dico a Final Cut di importare con l'Asia il composito, perché se per esempio gli metto qualche altro input, per esempio gli ho messo l'ingresso FireWire, lui non lo vuole, lui vuole Asia. Adesso apparirà lì quando gli do l'ok come out. Adesso torno su Final Cut per dirgli log and capture. Questo è il segnale video, composito. Questo è un beta in avvolgimento. Riavvolgo a cercare un segnale video guardabile. Come qualsiasi. Questo è l'ingresso per dire. Se stacco l'Asia, vedete che sparisce. No, faccio... Ecco, sparisce il segnale. Il più di nuovo. Un attimo che lo ricompone. Forse c'è da chiudere il Final Cut in questo caso. Login. Faccio login capture. E torna. Lasciamo in pausa il beta. Volevo fare un'altra cosa. Il pannello di controllo di questo sistema. Questo è il pannello di controllo del, che non so usare, comunque ingressi, composito S-Video Component, formati, questo è sui 25 fotogrammi che è il PAL, oppure NTSC, l'uscita che può essere Component, ma dietro ci sono anche le uscite composite e YC, control, sì, si possono controllare luminosità, cioè i livelli, stessa cosa per l'audio, ci sono dei preset. Ingressi, formati, uscite, controllo, info. Io adesso la sto usando con un Mac Mini e con installato il 10.5.8. Ok, direi di averlo provato. Anche se non sono attrezzato per poterlo sfruttare, per esempio, monitorandolo in company. Comunque adesso stiamo usando il FireWire collegato al Mac Mini. Questa spia è spenta perché è il
reference, come si dice, i sincronismi. Questo è spia di accensione, palo NTSC, modo ingresso, adesso è settato in component, perché ho chiuso Final Cut.